Salve a tutti, bentornati in questo nuovo video. Io sono Carlo Fortino, mi vedete nella facecam, almeno se tutto va bene. Siamo qua oggi con un nuovo video, siamo qua con un nuovo episodio del progetto Ignoranza. Mancava da un po' questa serie, questa è la squadra che andremo a usare oggi. In porta Vito Mannone, un nome, una sicurezza. Davvero sono riuscito a collegare Angeland con Maietta e già la cosa è molto molto grande. Poi con un nome ignorante come Vito Mannone possiamo stare più che sicuri. Terzino destro, il buon Nicola Madonna, ormai diciamo un mio pallino, un giocatore che uso spesso nelle mie squadre ignoranti e si fa sempre sempre sentire, speriamo faccia appunto dei miracoli. Poi appunto Vito Mannone, abbiamo Maietta, grandissimo difensore centrale del Bologna, ormai quasi pensionato. Angeland, la massima ambizione di ogni spacchettatore seriale su FIFA. O Angeland o Vizcarroni. Binnon Williams, da notare la faccia. Vabbè, la faccia direi che va bene, è giovane, deve crescere, deve diventare ignorante, il nome c'è. Appunto, è inglese, ha una bellissima faccia, un bellissimo nome, quindi secondo me potrà diventare davvero un grandissimo ignorante. Poi abbiamo Biagianti, ex catantino, catanese, catanano, catamarano. Vabbè, direi che la faccia rappresenta tutto, il classico medianaccio da paese che nel momento in cui ti prende il malleolo ti fa finire davvero la carriera. Palacios, quindi il fratello nero di Palacio, honduregno, giocatore dello Stoke City. Non so neanche io come l'ho trovato, dove l'ho trovato. Sestu, che è il fratello minore di Settimo e il fratello maggiore di Quintu. Traoré, l'unico probabilmente senegalese così chiaro e con una barba pazzesca. Ciano, Camillo Ciano, Don Camillo Ciano, boss dell'Andrangheta famoso, lo conoscerete. E poi abbiamo Peterone Crouch, che non ci delude mai, ho fatto la recensione sul canale, ho voluto portarlo in questo progetto ignoranza, direi squadra alquanto ignorante, anche abbastanza. Mettiamoci anche un allenatore con una faccia magari dove non hanno messo il PNG, vediamo. Un allenatore con lo sfondo bianco, se ce l'ho. Eccolo qua, perfetto. Un allenatore con lo sfondo bianco, ignorantissimo. Andiamo a vedere la squadra del primo avversario. Vediamo un po' la squadra del nostro avversario che ho trovato dopo millenni. Let's Skill, SV, Red, Leiden. Neymar, Vitinho, Quaresma. Poi abbiamo Elton, Kelvin, mezzala sinistra, Daribrezzo. Ronaldinho, mezzala destra, scusate, Kelvin. Mezzala sinistra, Ronaldinho. Poi abbiamo una difesa brasiliana con Danilo, David Luiz, Miranda, Felipe Luiz e Diego Alves in porta. Una squadra molto sicuramente skillosa, se il nostro avversario sa skillare siamo veramente messi molto male, ma noi speriamo di riuscire a portarla a casa con la nostra ignoranza. È partito Traoré, c'è chi sapete voi in mezzo ma continua a laggare, attenzione buttata in mezzo, c'è Crouch, non ci arriva, Sestu, mamma mia. Qua Mannone, una fantastica parata, non me l'aspettavo davvero. Fantastica parata di Mannone su punizione di Ronaldinho. Qua long shot di David Luiz, facile presa di Mannone. Traoré lancia Ciano. Attenzione, Felipe Luiz lo anticipa, ma poi qui grandissimo pericolo corso dalla difesa del mio avversario che innanzitutto continua a laggare, dato che lui è lost, e continua a laggare. E comunque grandissimo buco difensivo, grandissimo errore di Felipe Luiz. Attenzione Vitinho, può skillare sulla fascia, Angeland su di lui, sbaglia la bicicletta, ha le gomme sgonfie e allora poi gliela recupera Binnon Williams. Può partire il contropiede, attenzione Angeland qua, ci va giù pesante, ci va di mestiere. Il nostro salmone norvegese, sentite l'essenza del salmone, sentitelo il salmone martoriato, sentitelo. I fiordi norvegesi, sentiteli, il profumo del cartellino giallo del campionato norvegese, mamma mia che profumo. Grandissima azione Palacios, palla dietro per Crouch, che parata di Diego Alves, mamma mia stiamo dominando. Madonna corri, Madonna contro Vitinho, fa il miracolo e poi fa partire ancora il contropiede da parte nostra, palla per Sestu ma viene fermato, la può mettere in mezzo ma viene messa fuori.
Finito il primo tempo, 0-0, abbiamo dominato palesemente, Crouch si mangia il peggio gol, ma avrò l'occasione per rifarmi e vediamo un po' il secondo tempo. Elton sulla fascia, può rientrare, Maietta va su di lui, grandissimo Maietta, deve andare dal logopedista mi sa perché ha qualche problema nella pronuncia. Attenzione, palla lunga per Vitinho, qua interviene Madonna, che miracolo! Questo ragazzi è un miracolo, davvero, insieme a Comotto probabilmente è il terzino destro più forte del gioco. Kelvin vuole passare, ma non passa perché Maietta dice di no. Sestu la butta in mezzo, sbaglia completamente il cross, ma è un esterno destro ex Chievo e lì gli esterni destri li trattano a pane e alcol, quindi. Palla lunga, attenzione, ma non esce di testa, grandissimo ignorante, si sente Neuer per un secondo, ma poi si rende conto che è molto meglio di Neuer. Crouch può partire con la sua grandissima velocità. Crouch parata ancora una volta di Diego Alves, qui una percussione fantastica col suo 54 di velocità. Il nostro Crouch record breaker, ma non riesce poi a finalizzare la palla. Ora Madonna può coprire, Madonna, attenzione, Neymar si butta in area. E quando Neymar si butta, noi sappiamo che è sempre calcio di rigore. Veramente Neymar si butta in con una facilità pazzesca. Guardiamo qua, nel momento in cui gli tocchi solamente la maglietta, lui cade per terra ed è sempre calcio di rigore. I giudici danno 10 al tuffo di Neymar e qua probabilmente andrà Ronaldinho dal dischetto contro Vito Mannone, che però sicuramente parerà il rigore. Forza Vito, siamo con te. Forza Vito, gol 1-0, purtroppo l'abbiamo preso. Pazienza, si va avanti lo stesso, abbiamo dominato tutta la partita e io voglio l'1-1. Ma qua non è neanche punizione, non... arbitro venduto, gambo in bra di gabbene. Ma poi qui Crouch! Mamma mia, qua cosa si è mangiato ancora una volta, Peterone. Palla per Ciano, all'89esimo Ciano! Vai, vai, gol, 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 che gol di merda, mamma mia, però grandissimo assist di Crouch, se ne era mangiati troppi, qua Ciano, guarda, da notare qua, si mette a esultare prima che la palla entri, gol, 1-1, grandissimi ragazzi, davvero, spaccate i like, davvero 200 like voglio assolutamente per questa serie che... ignorantissima, davvero, probabilmente la più ignorante di YouTube Italia. E andiamoci a prendere 2-1 adesso. Ma finisce la partita, 1-1, abbiamo strameritato. Davvero, guardiamo le statistiche, 3 tiri in porta per noi ma 6 per loro. Non ci credo, perché in Crouch si è mangiato di tutto, davvero. Il nostro avversario ha fatto o dei pallonetti futili oppure dei tiri del cavolo, davvero. Noi l'abbiamo dominata assolutamente. E Ciano ci ha fatto vedere chi meritava la partita. Potevamo strappare sicuramente 3 punti a questo avversario, ma comunque a me va bene così. Andiamo a vedere la seconda squadra di questo episodio. Vediamo un po' la squadra del nostro secondo avversario, Depay, probabilmente avrà Depay. Depay Potti e il Kabir If, un olandese con terzo destro Aston Villa e Butner terzo sinistro. Gli altri non so sinceramente i nomi, anche perché non li ho mai visti. Abbiamo Depay Potti e il Kabir in forma in attacco, uno a sinistra, l'altro per vie centrali, che potrebbero farci davvero male. Ma la nostra ignoranza, come sappiamo, è davvero imprevedibile. Abbiamo già battuto squadre molto molto più forti della nostra, quindi è sempre aperta la partita. Palla per Sestu, che la può mettere in mezzo dentro Crouch. Che parata, che parata. Come si... io non so, c'ha la sfiga addosso Crouch, davvero, ha fatto una parata pazzesca. Calcio d'angolo, palla messa in mezzo, Angeland! 1-0 di Angeland, il salmone norvegese, il signor Ikea, come volete chiamarlo, qua l'armadio dell'Ikea. Nel vero senso della parola, Angeland la butta dentro, l'unica cosa probabilmente che sa fare è prenderla di testa, infatti non sa neanche saltare, guardate come ha saltato. Gli è arrivata la palla giusta e con quella bellissima testa bionda proprio fatta male la mette dentro. Grandissimo Brede Angeland, fantastico. Facciamo battere a Traoré. Attenzione, Traoré batte il calcio di punizione, grandissima parata. Cos'è?
pazzesco, la parata ancora, calcio d'angolo, mamma mia che calcio di punizione, palla dentro, ancora una parata su Gianni Ciano qua, Camillo Ciano, palla per Crouch, la può addomesticare Crouch, 2-0. Impiccheranno Crouch con una corda d'oro, è un privilegio raro, rubò 6 cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Dovevo cantarla da troppo tempo, da troppo tempo, però vabbè, la può buttare in mezzo, Crouch fuori, c'hai la testa rotta Fidel. Attenzione il Kabir contro Mannone, gol. Gol del Kabir che semina il panico nella mia difesa, palese, è più veloce. Maietta purtroppo non riesce a prendergli la maglietta e quindi atterrarlo in area. E quindi Mustafa e il Kabir segna il gol del 2-1. Palla per Sestu che se me la butti dentro io ti amo, io non so, hai fatto 2 dribbling che sei meglio di Messi, cioè sei meglio di... Io ti voglio bene, Sesto, cioè io ti voglio bene, ma hai fatto 2 dribbling pazzeschi. Io non ho parole per descrivere l'ignoranza su FIFA. Ma perché dovete usare i giocatori forti? Ma vi divertitevi con questi giocatori. Uno che si chiama Sesto, che gioca nel Brescia, ma ti pare che può fare questi gol? Mamma mia, io veramente l'ignoranza, io... non lo so, non ho parole per descrivere Alessio Sestu. Palla per Traoré che può partire da solo. Traoré, uno contro uno col difensore. Traoré la butta in mezzo, ci arriva Crouch e poi Sestu, doppietta di Sestu. Io ho un affanno, un secondo, perché io non so descrivere Alessio Sestu. Probabilmente andrò a chiedere a Federico Buffa di raccontare Alessio Sestu, il grande Chievo, storie mondiali, il grande Chievo, ma non ho parole, veramente, Sestu è un dio. Cosa ha sbagliato, dai, questo qua Sestu lo faceva. Qui attenzione Van Aken, Vito, anche al 90esimo Vito, grazie. Finisce questa partita insieme a questo episodio di Progetto Ignoranza, prima partita dominata ma purtroppo pareggiata 1-1, seconda partita direi stradominata e vinta 4-1 con gol di Sestu, Crouch e Angeland, pazzesco qua. Suo portiere ha fatto di quelle parate pazzesche, 6 parate, il mio ne ha fatte 9. Vito Mannone uomo partita insieme a Sestu, Traoré che ha fatto un assist mentre Ciano ne ha fatti 2, Crouch ha fatto invece un gol. Valutate voi questo episodio come è stato, mi sembra stato molto ignorante. Solamente a guardare la squadra che avevamo noi, quella che aveva l'avversario, capite bene come l'ignoranza porti sempre alla vittoria, il sottoscritto Carlo Fortino. Consigliatemi squadre, giocatori, sfide da fare, mi raccomando, dite, non so, fai 2 gol in questo modo con un tizio Caio. Usa lui in attacco insieme a lui e poi mettilo in difesa e mettilo in porta. Fate come volete. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Io vi saluto. L'ignoranza fa da padrona. Ciao a tutti.